perché stelle di mercoledì, buona giornata a tutti, con la luna ancora in bilancia e ancora opposta all'ariete, due stelle. Adesso gli ariete mi odieranno, però io vi dico come stanno le cose a livello astrologico, poi voi fate il vostro gioco, anche perché di gioco si tratta. Vi ho sempre spiegato che siamo qui per divertirci. Molto importante in questo momento che l'ariete tenga sotto controllo la pazienza, perché soprattutto se di recente una storia d'amore non è stata vissuta al meglio, oppure vi siete ritrovati a dover combattere contro tutti, un attimo di pausa ci vuole. Ora, i combattimenti e le battaglie fanno parte della vostra vita, è inutile girarci attorno. Siete governati da Marte, pianeta che in astrologia rappresenta appunto lo scontro. Quindi voi siete critici, anche con voi stessi, per carità. Quante volte vi siete rimproverati di aver fatto una cosa troppo di corsa, di aver fatto una scelta troppo repentina? E siete critici anche nei confronti delle persone che vi stanno attorno. Per cui c'è chi vi considera come dei grandi saggi e chi invece pensa che ogni tanto siate troppo invadenti. Comunque oggi il consiglio che vi devo dare è di farvi scivolare le cose addosso. Il segno dello scorpione in questo momento è come privato di qualche situazione buona. Magari vorreste viaggiare, vorreste fare qualcosa di bello e non si può perché ci sono dei doveri da rispettare, ci sono dei programmi in qualche modo da rivedere. Comunque non mancano buone condizioni. Io ricordo sempre che questo è un cielo che alla fine risolverà molti problemi, soprattutto dopo maggio. Ma non escludo anche delle sperimentazioni, per esempio nel lavoro. Se avete un nipote, un figlio, un fratello che è nato sotto questo segno zodiacale, probabilmente vi dirà: sai che sto tentando una cosa nuova oppure vorrei completare un progetto. Ecco, questo scorpione si mette in gioco con tutti i limiti del segno, quindi con quelle diffidenze, quelle paure che sono una prassi. Andiamo al segno zodiacale del Capricorno, tre stelle. Allora, la settimana è buona, oggi abbiamo solo una luna un po' contraria che parla di tensioni. Ecco, voi caricate la vostra vita di impegni, è difficile che un Capricorno dica no, deve proprio avere una giornata piena di incarichi, già ricca di eventi, per dire stop ad una novità. Solo che bisognerebbe fare un pochino meno e un pochino meglio. E poi, torno al solito discorso di sempre, poiché voi per natura vi fidate solamente di voi stessi, dovreste cercare invece delle persone che corrispondono le vostre emozioni, che vi aiutino ad andare avanti. E se queste persone non ci sono, bisogna stare attenti, perché si rischia di stancarsi eccessivamente. Questa è una giornata che potrebbe portare un po' di nervosismo, soprattutto alla fine. Il segno del Cancro. La luna storta porta qualche dubbio in casa, qualche discussione anche nell'ambito del lavoro. Io vi trovo sempre molto sinceri, tanto sinceri. Però in certe occasioni non vi limitate. Cioè, le cose che dite sono giuste, ma come le dite? Perché se parlate con una persona estremamente sensibile, estremamente emotiva, rischiate di combinare un patatrac, anche oggi. Quindi se dovete fare delle affermazioni importanti che magari possono anche mettere in imbarazzo qualcuno, siate cauti. Intanto vi dico che marzo sarà un mese di recupero per quanto riguarda l'amore. Vergine, così come agli inizi di febbraio ho detto che eravate al top, adesso vi dico che siete in pausa di riflessione, in stand-by, in recupero dati. Avete presente quando si fa, tanto ormai è prassi per tutti, quando si fa l'aggiornamento del proprio telefonino o del computer, passa un po' di tempo e sul computer appare la scritta "aspetta un attimo", in inglese, ma questo è il senso. Ecco, voi siete in aggiornamento, dovete scaricare, diciamo così, una nuova edizione della vostra vita che sarà fatta di conferme ma anche di tagli, perché Saturno opposto questo dice, e chissà che qualcuno non abbia già avuto delle situazioni particolari degli ultimi tempi tali da farvi orientare in un modo diverso rispetto al passato e magari anche chiudere con persone che non sono più di vostra fiducia. I sentimenti contano. Il segno zodiacale del Toro. Che farò da grande? Che sarà della mia vita? Chi lo sa, direbbero i ricchi e poveri. A proposito di ricchi e poveri, guardate un attimo il conto in banca, perché questo Giove dice che fino a maggio siete molto protetti, ma qui bisogna pensare anche a quello che si fa da giugno in poi. Quindi appena avete una sicurezza, cercate di confermarla. Non tirate troppo la corda. Questo cielo è un po' strano per le relazioni sentimentali. Vi ho detto, lo ripeto,
che ha una storia part-time basata sull'attrazione fisica, sta tranquillo, perché non impegna il proprio cuore più di tanto, o magari vive una passione per quello che è. Ma le coppie di lunga data, quelli che hanno discusso particolarmente nel corso degli ultimi mesi, sono ad un punto che direi è di svolta, quindi massima attenzione almeno fino all'11 marzo. Per il segno zodiacale dei gemelli, questa settimana è iniziata in maniera un po' confusa e adesso bisognerebbe cercare di recuperare un po' di tranquillità. Diciamo che già da domani si legge in questo cielo qualcosa di meglio. Non è un oroscopo, no, ma voi vivete di stimoli, voi vivete di emozioni, voi vivete di conferme e quindi questo è un periodo in cui evidentemente ancora non ci sono delle grandi notizie, anzi addirittura questo Saturno dissonante potrebbe pensare di offrirvi l'opportunità di cambiare rotta, quindi se qualcosa si chiude, qualcosa si apre. Aprite il vostro cuore, soprattutto se è stato in crisi, perché Venere è interessante. Il Sagittario, ecco che questo è un cielo a 4 stelle, se non sono 4 sono 5, approfittate dell'offerta speciale stelle per voi, perché da giugno l'offerta scade, quindi evidentemente tra marzo, aprile e maggio dovrete impostare delle relazioni, confermare delle emozioni, legalizzare una unione se siete molto giovani. Se poi invece avete un'età diversa, lasciatevi andare alle sensazioni più positive. Vi ho detto anche all'inizio della settimana, molte persone Sagittario che non sono più ventenni decidono di sposarsi, convivere, anche se ad una certa età si pensa che non sia più utile mettersi in gioco in amore, perché finché abbiamo la forza, il coraggio per andare avanti, finché abbiamo anche un po' di salute, dobbiamo vivere al top. E insomma, questo è un cielo che vi permette di farlo. Cari bilancini, vi do qualcosa in più, una stellina in più, perché è vero che siete molto preoccupati, siete sotto pressione, ma state dimostrando una grinta che agli inizi di febbraio non c'era. Allora qui il monito va a tutti quelli che pensano che i bilancia siano sempre carini, dolci, gentili. Lo siete, per carità, però attenzione, perché quando la corda si tira rischia di rompersi e a quel punto voi entrate in gioco come persone molto risolute. Adesso vi farete sentire. Il segno zodiacale del leone, che invece nasce già risoluto, perché è un segno molto tosto, ora deve scendere a patti in amore, soprattutto se una relazione non è più la stessa di prima. Per quanto riguarda il lavoro, non vi dimenticate che proprio le situazioni che nascono ora sono foriere di buone novità. Piccole o grandi vittorie in arrivo. Pesci, siete al top questa settimana, 5 stelle, e io vorrei che foste al top anche a livello di pensieri, perché se pensate negativo non va bene, e invece dovete essere molto ottimisti. Incontri piacevoli, acquario, scelte particolari. A voi piace cambiare vita e qualcuno potrebbe darvi l'occasione anche di mettervi alla prova in un contesto completamente diverso da quello che vivete. Che acquario siete? Perché i capricorno di ascendente, toro di ascendente, pur se acquario, potrebbero essere molto molto lenti nel fare una scelta, mentre chi ha un ascendente, gemelli, acquario, è già pronto a cambiare vita, a voltare pagina. Vi abbraccio, ciao!